tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Auto si ribalta sulla Flaminia, soccorse due donne e un bambino, traffico bloccato. Ecco la nuova pista ciclabile in Viale Adriatico, ripresi i lavori in Via Roma. 3.000 persone alla festa del socio della BCC di Fano, premiati oltre 100 papà e mamma. Chiusura record per il Festival del Brodetto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo subito con la cronaca. Un incidente che ha paralizzato via Flaminia all'altezza di Cucurano per un paio d'ore questa mattina. Tre auto coinvolte, per fortuna non ci sono feriti gravi. Un incidente spettacolare ma che poteva avere risvolti ben più drammatici di un codice giallo che ha visto il coinvolgimento di ben tre autoveicoli e si è verificato questa mattina poco dopo le 10 lungo la via Flaminia nei pressi di Rosciano, dove la statale si incrocia con via degli Astienti. Ed è proprio questo incrocio lo scenario dell'incidente. Una Panda azzurra proveniente da mare e ferma al centro strada per girare a sinistra, alla guida una donna di 42 anni e come passeggero suo figlio di 6. Pochi attimi fermi e avviene l'urto con un rumore di lamiere assordante e lei viene sbalzata in avanti per diversi metri ed una Panda bianca che proviene sempre da mare vola letteralmente in aria e si cappotta proprio davanti ai suoi occhi. Al suo interno, incastrata tra la portiera e l'asfalto, rimane una donna di Fano, di 38 anni. Una terza auto coinvolta, una Mercedes condotta da un uomo sulla sessantina di origini della provincia di Foggia, che proveniva dalla parte opposta, è stata anch'essa urtata dall'auto nella sua carambola. Arrivano anche i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere e viene allertato anche l'elisoccorso, che però non decollerà. Non ce ne sarà bisogno perché dopo le prime valutazioni fortunatamente nessuno dei conducenti dei mezzi ed il bambino hanno riportato gravi traumi. Un collare di sicurezza applicato dai sanitari e vengono tutti trasportati al Santa Croce in codice giallo per accertamenti, mentre l'autista del Mercedes è praticamente illeso. Sul posto i vigili urbani di Fano intervenuti sul posto con due pattuglie anche per regolamentare la viabilità interrotta per diverso tempo in un punto così critico e con la carreggiata stretta. Ed è proprio questa, o forse il tentativo di superare l'auto ferma e la Mercedes nel posto sbagliato al momento sbagliato, o attimi di indecisione, chissà, la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. E adesso i lavori di asfaltature, dopo la statale si passa a tracciare la ciclabile lungo Viale Adriatico, da domani invece riprenderanno i lavori in Via Roma. Anche Viale Adriatico, dopo l'asfaltatura e la nuova configurazione dei parcheggi, avrà la sua pista ciclabile, che si collegherà con il tratto già realizzato in corrispondenza del Pesce Azzurro. Continuano quindi le opere che riguardano la viabilità fanese per creare una rete di mobilità moderna e che permetta a Fano di raccordarsi ad un progetto ben più ampio che riguarderà tutta la dorsale adriatica in un prossimo futuro. Entro l'anno ci sarà anche il nuovo piano delle piste ciclabili della città di Fano. Con questo lavoro faremo 1,3 km di nuova pista ciclabile che si inserisce nella ciclovia pedonale adriatica. E anche questa è una novità assoluta perché Fano non si era mai inserita in un discorso di questo tipo. Lo scopo è anche quello di decongestionare lo stretto corridoio pedonale tra i giardini e la spiaggia della Sassonia, che spesso in estate è utilizzato dalle biciclette, ma che visto l'esiguo spazio a disposizione ha rappresentato una convivenza un po' forzata e anche mal digerita, soprattutto dai pedoni che si vedevano sfrecciare i cicli a pochi centimetri. Sì, questa mattina hanno già fatto la prova colore, quindi inizieranno a brevissimo questi lavori per restituire questa pista ciclabile lungo Viale Adriatico, che è una pista importante perché sono 1,3 km e che arriverà fino al Pesce Azzurro, e quindi è una pista importante, sarà a senso unico e speriamo che in futuro la gente eviti di passare nella passeggiata dove già ci sono intasate di pedoni e passi qui, e crediamo comunque di aver fatto un buon servizio anche in ottica di quel collegamento
frammento Fano-Senigallia, che comunque a cui teniamo tantissimo. Quali sono nel dettaglio i lavori che state per eseguire e che sono stati eseguiti in questo tratto? Stiamo eseguendo i lavori che vanno da Viale Ruggeri al Pesce Azzurro, tutto su Viale Adriatico. Abbiamo fatto la riprofilatura delle caditoie, abbiamo portato la quota 00, le abbiamo rese lisce in modo tale che con la vernice della pista ciclabile non si sente nessuno sbalzo e possono essere utilizzate. Domenica alle 6.30 del mattino nella cappella dell'ospedale Santa Croce di Fano si terrà una celebrazione eucaristica, una santa messa nell'anno giubilare. È una santa messa che si terrà appunto nella cappella dell'ospedale. Vediamo. Don Marco, questa cappella qui nell'ospedale Santa Croce è un crocevia di persone, di sentimenti, di tante cose, e quindi è uno dei polmoni dell'ospedale. Sì, io ringrazio chi nei tempi passati ha avuto una grande cura, una grande premura e ha allestito questa meravigliosa cappella. Io credo che sia una delle più belle che troviamo all'interno degli ospedali. È stata una presenza continua e costante per tanti anni delle suore. Questo ospedale è iniziato nel 1917 ed era gestito da 29 suore che avevano in questo luogo appunto la cappella, il proprio appartamento, il reparto giorno, il reparto notte, eccetera. Quindi è stato sempre un punto centrale di questo nostro ospedale. Ce l'hanno lasciato come eredità, ci hanno lasciato una storia di fede, ci hanno lasciato un'immagine bellissima, questo crocifisso che noi conserviamo, che certamente è molto più antico della nascita dell'ospedale. Sicuramente apparteneva alla confraternita della Santa Croce, che sin dal 1600 si prendeva cura, così dicono le memorie storiche, dei poveri mendici, no? Ecco, quindi questa immagine che, ecco, questo crocifisso ligneo di autore ignoto, ma certamente molto prezioso, scolpito in maniera, ecco, perfetta, precisa, che di per sé già ispira la preghiera, no? La contemplazione, che noi abbiamo voluto anche, ecco, rivalutare in modo particolare in quest'anno, no? L'anno del giubileo abbiamo voluto che sia stato il crocifisso messo al centro di tutto, perché la storia della misericordia la si legge appunto, ecco, guardando il crocifisso prima ancora che ascoltando le parole. E quest'anno vogliamo dare particolare solennità a questa celebrazione, una celebrazione particolare. Noi generalmente la facciamo sempre la domenica più vicina alla festa della Santa Croce, che è il 14 settembre. Una festa che per i fratelli orientali, pensate, è paragonabile alla festa della Pasqua. Ecco. E quindi per noi quest'anno è la domenica 18, quindi domenica prossima, alle 6:30 del mattino, poi faremo anche un piccolo momento di colazione insieme, giusto per fraternizzare, no? In questo luogo, ecco, che è il luogo della cura e dell'incontro. Oltre 3.000 persone erano presenti sabato scorso al Codma di Rosciano per la festa del socio della BCC di Fano. Festa del socio BCC Fano è festa vera, sentita, voluta, organizzata e vissuta dall'istituto e dai suoi dipendenti e soci fino in fondo, volutamente e fortemente, un momento non solo per festeggiare ma per condividere. Sì, condivisione, è questa la parola giusta per leggere questo evento di fine estate che ogni socio della banca sente suo. È la festa di chi dà fiducia alla banca e di chi la riceve. È il momento in cui tutti si sentono parte di un unico mondo. Ognuno fa la sua e cerca di farla al meglio. Vivere nella cooperazione, il bonus ai meritevoli a fine percorso scolastico e il bonus bebè, un piccolo seme per tanti giorni che danno speranza alla società. Sì, i giovani che sono un vero pallino per l'istituto, una semina per il futuro prossimo della banca. Ad oggi abbiamo sicuramente conseguito risultati importanti, sia dal lato della raccolta che degli impieghi. Dal lato della raccolta è vero, non abbiamo la crescita del risparmio a doppia cifra come qualche anno fa, ma d'altronde viviamo questo territorio e chiaramente anche piccoli segnali di ripresa sono importanti per dare un po' di fiducia. Chiaramente nell'epoca di tassi negativi è più importante la consulenza dei nostri collaboratori, la nostra consulenza che permette ai risparmiatori di individuare le migliori scelte di investimento. Stesso discorso per gli impieghi, è importante accompagnare nella progettualità
e neanche in quelli che sono gli investimenti, le imprese. Da questo punto di vista abbiamo promosso e abbiamo avuto ottimi risultati dalla campagna Investire Insieme, oltre che dai finanziamenti a favore dell'agricoltura e del settore turistico. Il momento è un momento di trapasso, di trasformazione, di accorpamento, ma la fiducia nella compagine societaria e nella solidità della banca non si disperderanno, né gli investimenti, né il rapporto delle parti saranno dispersi. È vero che il sistema bancario italiano è sotto pressione, quindi sembrerebbe quasi una cosa fuori luogo quello che facciamo, però è la realtà del credito cooperativo, la realtà che la riforma, quella già approvata, quello che ha modificato il testo unico bancario, queste cose le prevede, perché mantiene, diciamo, tutto l'aspetto mutualistico delle banche di credito cooperativo. Però questa riforma, il legislatore non è che si vede chiaramente, vuole ridurre il numero delle banche di credito cooperativo, però nello stesso momento afferma in modo chiaro che se una banca va bene non è sicuramente che ha l'obbligo di doversi fondere con qualcun altro. E numeri da record anche per il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. I quattro giorni di questa edizione 2016 del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce ha segnato un punto di svolta rispetto al passato. Le giuste intuizioni degli organizzatori di dar modo a tutti di godere della maestria di chef internazionali e stellati, vere e proprie star televisive come lo chef Iro o il guru del couscous Stefano Di Gregorio, che ieri ha chiuso la manifestazione, ed anche il ritorno alla gara amatoriale di preparazione del brodetto, hanno fatto sì che si registrassero vere frequenze record per questa edizione. Il vincitore della gara tra cuochi non professionisti e il brodette de casa è Luca Gramolini, che ha preparato un brodetto sapido e gustoso e con una cottura delle varie tipologie di pesce praticamente perfetta. Ma la storia del mio brodetto, sì, a livello, diciamo, casalingo, un po' in casa, un po' con amici pescatori che vanno a pescare il pesce, quindi carpivo qualche segreto anche da come facevano loro. Dopo, sai, bisogna provare, cucinare, si sbaglia, si impara dei propri errori. Tre convegni, uno in apertura di manifestazione sulla macro regione adriatico-ionica e l'econautica ed attività mirate ai più piccoli con Brodetto Kids, i 50 espositori della mostra mercato e di quattro stand ristoranti che hanno preparato centinaia e centinaia di chili di brodetto, già andato esaurito nelle prime ore della serata, hanno fatto registrare affluenze record a questa edizione che, come le altre volte, però serve a lanciare l'iniziativa Fuori Brodetto, che permetterà di gustare nei ristoranti convenzionati questo gustoso piatto al prezzo di 16 euro. Buon brodetto a tutti, allora. Era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.